Da Carol Wojtyla a un emotivo. Tu non sei travagliato dall'amore che sempre ti inonda. Ecco una chiazza d'entusiasmo invitante, superficiale. Quando si asciuga, non senti forse il vuoto? Tra cuore e cuore resta un intervallo. Vi si penetra adagio, la vista si abitua al colore, l'orecchio al ritmo, ama dunque cercando il profondo, raggiungi la volontà, perché del cuore tu non senta la fuga e del pensiero il controllo stancante. Grazie a Pamela Viloresi, grazie, che chiedo di raggiungermi qua immediatamente o quasi. Ciao Pamela, grazie per essere qua di nuovo. Allora, chi meglio di una donna, di un artista, che quando fece la prima comunione era indecisa se farsi suora missionaria o se intraprendere la carriera di teatro. Poi ha iniziato a 13 anni a fare teatro, da lì non ha mai smesso. Non si è fermato un attimo, sempre in cammino, sempre alla ricerca instancabile del senso della vita, sempre tesa a fondere la sua crescita spirituale con la sua crescita artistica, passando anche attraverso dubbi, fatiche, discese ardite, risalite, no? Come avrebbe Che nel detto. 2004 ha letto i testi della Via Crucis, nell'ultima Via Crucis di Giovanni Paolo II, no? Insieme con Arnoldo Foà, Sì, che perché lui ricordiamo. era vivo anche l'anno successivo, ma troppo Esatto, malato troppo per malato, infatti. parteciparvi. E che tra l'altro, in occasione però della beatificazione di Giovanni Paolo II, anche lì, no, si è stata chiamata per interpretare alcune delle poesie del grande Papa. Dicevo, chi meglio di Pamela Viloresi poteva regalarci questo ricordo di Giovanni Paolo II a 9 anni esatti dalla sua morte? È un ricordo che è un'anteprima, una brevissima anteprima di quello che accadrà sabato prossimo, 5 aprile, in quel del Duomo Vecchio di Brescia. Dico bene? Sì, no, dici benissimo. E anzi, è il frutto di una meravigliosa collaborazione di cui sono un po' orgogliosa, veramente felice, con i carmelitani di Brescia, padre Fabio Silvestri, soprattutto padre Antonio Sicari, chi non lo conosce per i suoi libri sui santi, in particolare su Santa Teresa d'Avila, perché insieme con loro stiamo preparando lo spettacolo su Santa Teresa d'Avila per i 500 anni, che sarà l'anno prossimo, Certo. appunto il 28 di marzo, si debutterà a Brescia. E già che eravamo lì che collaboravamo, una ciliegia tira l'altra, Ma perché? col drammaturgo Michele Di Martino e la loro preziosa collaborazione, perché ti puoi immaginare i testi che ci mandano, con i Certo. quali discutiamo, che crescita che è anche per noi, che Certo. emozione. E abbiamo pensato di fare uno spettacolo proprio per la santificazione di Certo. Papa Wojtyla Diciamo che è e a metà quindi. fra appunto l'anniversario della sua salita al cielo e il 27 aprile, che sappiamo ci sarà la santificazione, no? Qui a Roma. Esatto, e quindi è un percorso che ha assemblato Michele Di Martino, però prendendolo da tutti i materiali che appunto con i carmelitani Certo. siamo andati selezionando. È un percorso sul pensiero di Wojtyla, per capirlo di più anche chi lo conosce un pochino meno, il suo pensiero rispetto a Dio, il suo rapporto con gli uomini, il suo rapporto con la società, la politica, il suo rapporto con la morte. Non abbiamo detto il Insomma, titolo, eh? Però io voglio sì. dire esattamente, no? Perché così chi si trova già a Brescia, vabbè, sicuramente, ma anche chi ci vuole andare, chi passa, sappia che sabato 5 aprile alle 20:45 al Duomo Vecchio di Brescia, il titolo è tutta intera la luce. Lo Sì. vogliamo spiegare questo titolo? E viene da un suo verso che parla dei momenti difficili che tutti, certe volte ci paragona anche a Giobbe, voi Giobbi, tutti con le vostre ingiustizie, fatiche sulle Anche con spalle, le rabbie dice, che rivolgiamo al cielo a sì, volte, ma no? perché Ma proprio perché? io? Esatto. E allora dice, in quel momento, guardati dentro, ecco l'amico, è solo una scintilla, ma
è tutta intera la luce, mi vengono i brividi. Senti, qualche versetto dopo, in questo stesso componimento poetico che, da cui avete tratto poi questa frase che dà il titolo a questo appuntamento di sabato, qualche versetto dopo Wojtyła dice: l'amore mi ha spiegato ogni cosa, l'amore ha risolto tutto per me, perciò ammiro questo amore dovunque esso si trovi. Ricorda inevitabilmente, echeggia in un certo senso, l'inno all'amore di San Paolo, no? Nella prima lettera ai Corinzi, quando diceva: se anche conoscessi tutte le lingue del mondo e se possedessi tutta la scienza ma non avessi l'amore, non sarei nulla. Si può dire questa stessa cosa anche per Pamela Villoresi? Oh sì, io... le cose più belle della mia vita, vabbè, dal mio matrimonio con Cristiano, i miei figli, Eva, Tommaso e Isabel, e tutto il mio lavoro sono una storia d'amore. Senti, Giovanni, sono frutto dell'amore, certo. Non potrei lavorare se non amassi quello che faccio, insomma. Giovanni Paolo II ha sempre avuto al centro la preoccupazione per l'uomo e per il cammino dell'uomo, però sempre nella luce di Cristo. Dice: l'unico capace di svelare l'uomo all'uomo. È una frase che io trovo estremamente profonda e anche quella che può essere veramente illuminante per la vita cristiana o comunque per chi fa un percorso di ricerca spirituale. Svelare l'uomo all'uomo, però anche, può sembrare anche un po' enigmatica questa frase. Tu ti sei data qualche spiegazione su questa espressione? Sì, poiché uomo, peraltro, poiché uomo. Guarda, so che lui aveva adorato i versi che anche aveva scritto Mario Luzi proprio, sì. No? Sulla Passione, una Via Crucis, che non fu quella che lessi io, ma la sua, ma l'ho letta tante altre volte. Dove c'è questo Cristo che deve abbandonare il mondo e che ha questo sbigottimento davanti al male, cioè ce lo avvicina talmente. E forse ci capiamo di più anche attraverso questa umanità del divino, no? C'è anche un quadro meraviglioso, permettetemi di ricordarlo, di Antonello da Messina, che secondo me, come dire, esplica in un'immagine quello che Wojtyła vuole dire, che c'è questo Cristo legato mentre viene flagellato e ha uno sguardo non di terrore, non di rabbia ovviamente, ma neanche solo di remissione, è di sbigottimento. È così, dice, ma come può un uomo fare così tanto male a un altro uomo? Come può un uomo allontanarsi da se stesso? Da se stesso. Questo così un po', tanto, no? È il concetto, sì. Bellissimo, cioè sì. Il fatto che uno pensa che per scoprire, per trovare la propria pienezza deve andare in giro, per carità c'è anche quello, il fatto di andare fuori, fare esperienze, però comunque non può e non dovrebbe perdere mai di vista quella scintilla che dicevi tu prima, che è dentro di noi. Ma guarda che essere. Poi c'è un'altra chiave, io credo, insomma, per quel poco che ne so, però anche nel pensiero di Wojtyła, che si raggiunge Dio attraverso proprio l'uomo, attraverso il rapporto con l'uomo. Infatti lui ha fatto beatificare questo padre Alberto, che era stato, prima aveva combattuto per la libertà, aveva perso un piede, una gamba, poi era diventato un pittore famoso in tutta Europa, alla fine ha cominciato a lavorare per gli ultimi, per i malati, i deboli, gli emarginati, infatti ha fondato questo movimento albertino, e diceva che è un po' il percorso stesso di Wojtyła, che ha cercato la spiritualità, diciamo l'innalzamento attraverso l'arte prima e poi attraverso l'uomo, e lui insiste, solo attraverso l'uomo che si raggiunge il divino. Pamela, senti, voglio farti una sorpresa anche ai nostri telespettatori a questo punto, ovviamente, e cioè torniamo indietro di 9 anni fa, esattamente appunto il 2 aprile del 2005, Giovanni Paolo II, come dicevo, sale in cielo. E si crea un fenomeno mai visto prima, mai verificatosi prima nella storia della Chiesa. Fiumi di persone da tutto il mondo in fila, pazientemente, per ore e ore, per poter dare l'ultimo saluto alla salma di Giovanni Paolo II. Tutti a rendere omaggio, tra l'altro per la prima volta ci si rende conto anche di come la tecnologia entra anche un po' a gamba tesa nei confronti di questi, in questi momenti, cioè tutti che scattavano foto con i cellulari, siamo nel 2005, quindi si parlava dei primi MMS, no? Cioè, insomma, c'era una situazione un po' diversa rispetto a oggi. Io ti invitai a caldo a esprimere in quell'occasione la tua reazione a questa perdita, quella che comunque umanamente era una perdita di quello che tu chiamasti Papa, e non me lo dimenticherò mai, Papa
e papà. E tu generosamente, come al solito, accettasti il mio invito, e allora io voglio riproporre alcune riflessioni che ci hai regalato in quel momento, e proprio immediatamente dopo la morte di Giovanni Paolo II, e vediamoli insieme. Io penso che tutte quelle persone che stanno andando a salutare il loro papà Carol è perché hanno ricevuto qualcosa di importante, si sono sentiti coinvolti, si sono sentiti compresi dal suo messaggio e dal suo lavoro, e quindi ne hanno ricevuto delle grazie e vogliono esprimere questo grazie. Penso questo. Questo grande messaggio di questo vecchio, perché era vecchio, non bisogna avere la paura di dire vecchio, era malato, era stanco, eppure non abbiate paura, non c'è niente da perdere. La vita è bella quando tu il giorno che muori puoi dire amen, così sia. Io ho fatto tutto quello che potevo fare per assomigliarmi, per assomigliare alle cose in cui credevo, in cui pensavo. Io penso che noi non possiamo avere un esempio migliore per la nostra vita. Il 2 aprile. Siete dei mascalzoni però, perché queste immagini sono un agguato. Era il 2 aprile del 2005, sì, quando immediatamente dopo la morte di Giovanni Paolo II, Pamela Villoresi ci regalò le sue riflessioni a caldo che ancora adesso risuonano dentro il nostro cuore e ci fanno venire, insomma, delle emozioni che non è, insomma, sono quelle. E sono restate inalterate. Hai detto una cosa, tra le parole hai detto un verbo, mi ha colpito poi a risentirlo anche oggi mentre rimontavo questo materiale, che mi ha risuonato dentro, quando hai detto, ho usato il verbo assomigliarmi, cioè questo fatto che l'invito di Papa Giovanni Paolo II era quello, appunto, attraverso il non abbiate paura, dovete cercare di assomigliare a voi stessi, cioè trovare dentro di voi nuovamente la vera ragione dell'esistenza e non andarla a cercare altrove. È dentro di noi, torniamo al discorso dello svelare l'uomo all'uomo, no? Ma sai che posso fare? Come no? Mia mamma in quel periodo era stata molto male, non ha ancora risolto tutti i suoi problemi, insomma. E lei diceva, quando lo vedo, e come lei chissà quante persone sofferenti, attaccato a questa croce con le mani tremavano dal Parkinson, lei dice, quando lo vedo dico ce la posso fare anch'io. Pensa che forza, che esempio morale, sì. Nel 1999 Giovanni Paolo II scrisse una bellissima e indimenticabile lettera agli artisti. Ne abbiamo parlato più volte perché ovviamente è una lettera che veramente ha risuonato tantissimo negli artisti e non. Ti leggo qualche frase in cui dice, scrisse Giovanni Paolo II: nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza, può intuire qualcosa del pathos con cui Dio all'alba della creazione guardò all'opera delle sue mani. E poi dice, chi avverte in sé quella scintilla divina deve mettere il suo talento a servizio del prossimo e di tutta l'umanità, senza lasciarsi dominare dalla ricerca di gloria fatua o dalla smania di una facile popolarità ed ancor meno dal calcolo di un possibile profitto personale. Pamela, io non ti chiedo se concordi con queste parole. La però mia vita. Ti chiedo se ci provi.
No, beh, tutta la vita che ci provo e certo, poi voglio dire, non è che uno può fare sempre solo veramente quello certo. che vuole, perché insomma poi abbiamo i figli da mandare, è anche un lavoro. Però sì, ho sempre fatto in modo di poter scegliere, anzi di, spesso di poter di portare nel lavoro anche le scoperte della mia vita personale. Non a caso ho cominciato a proporre cose sulla spiritualità, il Festival Divinamente. È due edizioni che mi hanno fatto saltare. Lo so, me l'aspettavo. E ricordiamolo, perché vale la pena ricordarlo, no? Sì, ecco, due edizioni che stiamo aspettando. E vabbè. Mi fa piacere che l'aspettate. Senti, a proposito di incontri importanti, però ecco, adesso facciamo una piccola parentesi. L'ho già chiesto di recente alla collega Lina Sastri, no, che è venuta qui certo. da poco. Siamo divertiti a chiedere quali sono, di racchiudere nelle dita di una mano, se possibile ovviamente, gli incontri importanti della tua vita, le persone importanti della tua vita. Ce la fai ad elencarne? Sì, beh, perché vabbè, so che possono essere tanti. Ovviamente la famiglia d'origine è fondamentale, no? Padre, madre, fratello, insomma, certo. è chiaro. Sicuramente Cristiano, mio marito, sicuramente i tre figli sono la parte più importante della mia vita, ma anche nel lavoro i grandi maestri che ho avuto, che sono Giorgio Strehler, ma anche Nino Manfredi. E poi però, pensa, tante persone di fede. Per esempio Don Luigi, un salesiano che sta a Basto. Bravo! Lo so. Ma lo Fernanda so. Di Monte, la mia amica suora Paolina, insomma, e tanti che mi sono stati vicini nel cammino, che mi hanno detto le parole giuste nei momenti più Senti, difficili. Prima abbiamo intravisto la regia, ci ha mostrato già qualche foto, no, di queste persone importanti della tua vita, tra cui hai ricordato Cristiano, appunto tuo marito. Ci dai il ricordo più bello che hai con Cristiano, che hai avuto con Cristiano? Beh, quando... è veramente una cosa buffa. Bene. Giravamo questo film in Turchia, no? A Istanbul, E lì ci siamo innamorati. E quando abbiamo deciso di metterci insieme... suonavano tutte le campane, ma che è? Hanno fatto il Papa? Poi io parto perché no, non ero convinta, finisco i miei giorni di lavoro, dice ma dove vai? Ma resta un po' qui, è Ferragosto, ma perché torni a Roma? No, non sia mai, io rimanere per un uomo, sai, tutta bella tirata, giovane quindi tutta... E allora invece poi dopo un po' di giorni piglio il primo aereo, ritorno indietro senza neanche dirglielo, sono andata che stava girando sulla Torre di Galata, gli ho messo gli occhi, le mani così sugli occhi, lui non capiva, si è girato, mi ha visto, è caduto giù per terra, applauso della non troupe. Della torre. No, e gli si sono piegate le gambe, la mattina dopo risuonavano tutte le campane, che ma che è? Hanno fatto un altro Papa, era proprio Wojtyla. E quindi siamo nel 79, no? Sì, 179. Infatti. Bene. Senti, i figli abbiamo... hai ricordato anche i figli? No, era 78. 78, sì, 78. Hai ricordato anche i figli, quindi diciamoli, Eva, no? Eva, la grande, che ha 34 anni, Tommaso che ne fa ha Eva 32. Adesso, si può dire? Lei, sì, è una bravissima organizzatrice teatrale. E organizza anche i Divinamente, è lei il motore, e invece Tommaso si occupa di turismo e anche di pellegrini in questi giorni, sta portando al Vaticano tanta gente che viene da fuori a salutare il nostro Papa Francesco, e invece Isabelle che ha 29 anni, che lei invece si è laureata proprio come intermediatrice culturale, lavora alla Casa di Carità a Milano della Carità con Don Colmegna, si è occupata di bambini rom, di integrazione nelle scuole e adesso si sta occupando di anziani, ma ci sono progetti certo. di nuovo con i bambini ed è proprio il mestiere che vuole fare. E tra l'altro è una figura preziosissima al giorno d'oggi quella della mediatrice culturale, no? Quindi più sì. che mai ce n'è bisogno. Senti, un ricordo velocissimo di Giorgio Strehler? È il mio padre teatrale, quello che i ferri del mestiere che possiedo li devo a lui diceva che avevo talento mio naturale prediletto, però
Poi i talenti vanno anche istruiti e sicuramente ho avuto la scuola migliore che potessi avere, mi ha insegnato a non demordere mai, a non lasciare niente al caso. Lui era insuperabile perché era il teatro. Senti, lui ha scritto a un certo punto, ha detto: io so e non so perché faccio il teatro, ma so che devo farlo e devo farlo e voglio farlo facendo entrare nel teatro tutto me stesso, l'uomo, il politico, il civile, non l'ideologo, il poeta, il musicista, l'attore, il pagliaccio, l'amante, il critico, insomma tutto quello che sono e che penso di essere. Tu condividi, e anche per te così il teatro, anche per te entra tutta la Pamela Villoresi in tutte le sue sfaccettature. Guarda, mi hanno chiesto che se chiediamo a Pamela Villoresi di parlare del teatro, cosa ci dice? Che parlo di me. E tutta la mia vita ormai si è fusa, si è intrisa e quindi potrebbe essere come quella famosa barzelletta, dice, che l'edera sta avvolta, dice: non si sa se lui la ama così tanto da esserne avvolto, se la sopporta perché non sa come staccarsela di dosso. Un dilemma. Questo è per me il teatro. No, guarda, ti dico la verità: d'inverno, con la nebbia, il ghiaccio, la macchina, gli spifferi nei teatri, fuori piove, sei chiusi d'albergo, cioè quando poi arrivo in palcoscenico la gente ti aspetta, ti applaude quando entri, alla fine ti ringrazia, dici: non avrei mai voluto fare nessun altro mestiere nella vita. Dimenticano tutte le fatiche. Pamela, allora, tu adesso ci saluterai con un altro regalo, sempre dedicato a Giovanni Paolo II e sempre tratto da È tutta intera la luce, che ricordo sabato 5 aprile alle 20.45 al Duomo Vecchio di Brescia. E mi permetto di ricordare, sì, anche il giorno dopo, domenica che accade? A Monza, invece, che leggerò con tutto un coro di uomini che canta La Passione di Katharina Emmerich. E quindi sabato a Brescia, domenica a Monza, insomma state sempre lì, non vi muovete. Mentre tu ti prepari, così ci fai questo regalo poetico per il quale io ti ringrazio e ti dedico e ti saluto con l'augurio che Giovanni Paolo II faceva agli artisti con cui chiudeva quella sua famosa lettera del 1999. Prego. E Giovanni Paolo II, rivolgendosi agli artisti, dice e scrive: la bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia tale da destare in esse lo stupore. L'unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore. In questo senso è stato detto con profonda intuizione che la bellezza salverà il mondo. Dio è venuto qui. Si è fermato a un passo dal nulla, ai miei occhi vicinissimi. È apparso ai cuori aperti, è apparso ai cuori semplici, nascosto all'ombra delle spine. Lentamente tolgo luce alle parole e piano in tutto metto il nulla. Tende l'alba della creazione per creare uno spazio alle tue mani tese. Oh immenso, occupi solo una minuscola cella e dammi i luoghi solitari e vuoti, perché tu sei il silenzio stesso. Questo grande tacere, da ogni suono di voce, fammi libero ed entra in me, tu solo, col tuo fremente essere e col vento che trema fra le mature spine.